Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine soffici. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, zucchero, olio di semi di girasole, sale, latte e lievito di birra fresco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. L'olio e il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che abbiamo lievitato, adesso formeremo tanti pezzi da 70 grammi in uno circa. Dopo aver diviso il nostro impasto, prendiamo ogni pezzo e lo allunghiamo con le mani, dando la forma di una focaccina allungata. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Lasciamo lievitare in forno spento per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le focaccine, adesso le schiacceremo leggermente con le dita. Condire a piacere o con olio, sale grosso e rosmarino o con salsa di pomodoro. E mozzarella. E proseguire così per il resto delle focacce. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Le focaccine sono cotte, serviamole. Focaccine soffici. Grazie e alla prossima ricetta.